Amici, salve a tutti. Io allora vi lascio brevemente con due parole ad un altro video di quelli del fantastico canale del bravissimo Pravdeep Mohan. Vedrete che sarete d'accordo con me. Devo dire proprio velocemente le solite due paroline, ma stiamo davvero cambiando il paradigma, stiamo assistendo al cambiamento del paradigma grazie a persone come lui. Cioè stiamo passando dal si dovrà riscrivere la storia. Finalmente a riscriverla questa storia, perché alla fine di questo breve video che vedrete abbiamo una prova provata, io spero sarete d'accordo con me, lo vedrò nei commenti, ho visto che il video precedente dei suoi che ho tradotto ha creato molto scompiglio e anche molte visualizzazioni, vi ringrazio, ringrazio anche chi ha deciso di iscriversi, ma dubbi a parte, qui ci mostra davvero in 10 minuti una prova molto 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 difficile da contestare su un argomento che io vi faccio notare che vedrete in questi 10 minuti risolve uno dei più grandi enigmi che tutti gli archeologi del mondo si pongono da sempre. Io ho personalmente fatto qualche viaggetto, ho visitato sia le rovine di Machu Picchu sia di tutta la Valle Sacra, in realtà di Ollantaytambo e posti simili, e davvero la mia anche impressione personale è stata quella di pietre che fossero state messe lì come pongo, come plastilina, che poi si sono risolidificate. Se vedete quanti angoli hanno certe pietre che sono in Perù, è davvero altrimenti impossibile che si siano presi la briga di fare dei muri in quel tipo di maniera, che poi è stato visto che serve per farli resistere ai terremoti, infatti sono ancora lì. Ma anche in Egitto hanno posto gli archeologi lo stesso problema, o in tutte le parti del mondo, pensate a posti meno conosciuti come Elora Cave, di cui parleremo in un altro video, sempre traducendo quelli che ha fatto il bravissimo Pravdeep Mohan. Ha risolto che cosa? Il mistero di come questi signori nell'antichità erano assolutamente più avanzati di noi e capaci di tecnologie che noi ora, solo ora, stiamo riscoprendo. Come vedrete, ci dà la prova provata del fatto che erano assolutamente capaci di fondere le rocce, ottenerne quindi un materiale plasmabile e poi farlo risolidificare. Di fronte a quello che ci mostrerà in questo veloce video, credo che rimarrete come me senza dubbi o con pochissimi dubbi. Quindi vi saluto e godetevi il nuovo video. Un abbraccio e a presto. Rimanete se volete sul canale perché ne seguiranno molti altri. Allora ragazzi, oggi passiamo al Vitala Temple in Hampi e adesso vi farò vedere i famosi e stranissimi pilastri musicali. Questa struttura, chiamata la Music Hall, la sala musicale, è sempre chiusa, ma io comunque sono riuscito a ottenere il suono di questi piloni. Quest'uomo che qui vedete che suona un antico tamburo, se lo suonate sentirete il suono di questi tamburi. Questo invece è il suono di una campana. E questo di una campanella tipo quella della scuola. Adesso, come possiamo combinare diversi suoni per creare anche effetti moderni, per esempio come il campanello della moderna porta? Come fanno questi pilastri a creare suoni così differenti? Ma questo è niente. Se voi prendete questi pilastri, sono fatti da un'unica pietra ed hanno piccole colonne scolpite. Ma comunque, se le battete, ognuna di loro crea le sette note musicali della scala indiana, della musica classica indiana, che è simile al do, re, mi, fa, sol, la, si del mondo occidentale. Ecco come suonano. Kind of strong technology.
Che tipo di tecnologia per le pietre esisteva nell'antica India che poteva imitare questi strumenti musicali? Vediamo vari esempi di tecnologie musicali. Abbiamo anche Gautam che suona i vasi di terracotta e produce anche suoni quasi a corda, ottenendoli da questi materiali, da questi pilastri. Quindi come fanno questi pilastri che sono fatti dello stesso materiale che è granito a creare tutti questi diversi suoni? È possibile che gli antichi costruttori in qualche modo hanno creato dei buchi dentro questi pilastri? Perché l'unico modo per avere suoni differenti dallo stesso materiale e della stessa misura è alterarne la densità. Quindi questi piloni, per esempio, hanno dei buchi all'interno per creare diversi suoni. Gli inglesi si sono fatti la stessa domanda e non solo hanno preso uno di questi grandi pilastri, ma ne hanno tagliato uno di quelli piccoli per vedere cosa c'era dentro. Vedete che lì ce ne manca uno. Questa è stata presa dagli inglesi prima dell'indipendenza, nel 1930. E sono stati sorpresi di scoprire che queste colonne sono tutte fatte di granito solido. Quindi, se non ci sono vuoti, buchi in questi pilastri, come fanno a creare suoni differenti? Se si cambiassero le dimensioni, come la misura, il peso, il diametro, al limite potrebbero suonare un pochino in maniera differente, ma qui è diverso perché se guardiamo da vicino tutte queste colonne hanno lo stesso peso, lo stesso diametro, la stessa altezza, ma comunque creano le sette note della scala musicale indiana. Quindi lo stesso materiale, stessa dimensione e non hanno buchi all'interno. Com'è possibile che creano questi differenti suoni? L'unico modo per raggiungere questo risultato è cambiare la densità intrinseca dei pilastri, aggiungendoci un altro materiale in proporzioni differenti, come facciamo noi nel mondo moderno con l'alluminio. Oggi noi possiamo fondere diversi metalli e aggiungerli in differenti proporzioni e poi farli risolidificare. Comunque, riuscivano anche gli antichi con blocchi di granito a mischiarli con altri materiali per creare suoni differenti? I locali ci dicono che questi pilastri sono creati usando la tecnologia di fusione delle pietre. Una prova sono queste catene, le catene che erano attaccate a questi angoli di questo soffitto. Ora, questo sarebbe impossibile senza fondere la roccia. Queste catene di roccia sarebbero poi state distrutte da qualche invasione straniera, proprio come la Torre del Tempio. Una catena fatta di roccia solida, questa potrebbe essere addirittura possibile. Però allora perché questi angoli del tetto hanno questi strani agganci? E su queste notizie mi sono recato a 300 miglia da Ampi e qui ho trovato una catena ancora attaccata che pendola dall'angolo. Sì, questa è una catena fatta di pietra con molti anelli. Ed è effettivamente fatta di pietra. Gli archeologi hanno confermato che queste sono state create in pietra almeno 700 anni fa. Come potevano creare questa cosa con attrezzi primitivi? Una catena di pietra? Anche adesso, con la nostra tecnologia, è praticamente impossibile con le moderne macchine. Che tipo di macchinari hanno usato nei tempi antichi, se erano capaci di creare una catena di roccia? Ma questo non è neanche il problema principale, il problema è proprio che la catena è fatta di pietra calcarea, il soffitto è fatto di blocchi di granito, quindi come possono connettersi, collegarsi questi due tipi di materiali differenti in questa giunzione di roccia? Noi sappiamo di fatto che è impossibile senza fondere la roccia. Non c'è nessun altro modo di collegare quei due differenti materiali a meno che non vengano fusi. Quindi questa catena di roccia prova che gli antichi costruttori di fatto sapevano fondere le rocce e cambiarne quindi anche la loro densità come noi facciamo nei tempi moderni.
torniamo ai pilastri musicali. Noi possiamo quindi adesso essere sicuri che qui una volta c'erano attaccate catene, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di quegli ganci. Allora, come hanno creato questi pilastri musicali se non con questa tecnologia che richiede di fondere la roccia, ma richiedeva anche un'enorme capacità di conoscenza del suono? Quindi avevano gli antichi costruttori una profonda conoscenza anche del suono, proprio come i più moderni scienziati di oggi? Oggi noi usiamo una tecnologia, una scienza chiamata scimatica per capire il suono e le vibrazioni. Quando colpiamo con diversi materiali che fanno vibrare e creano diverse note, otteniamo diversi modelli. È possibile che anche gli antichi conoscevano questi modelli e li avevano magari scolpiti nel tempio di Ampi? Eccoli, qui potete vederne degli esempi sul soffitto del tempio di Ampi. Queste sculture assomigliano in modo chiarissimo ai modelli estratti dalle sette note e ne è pieno il soffitto. Ogni nota crea un determinato modello. E il soffitto qui è pieno di diversi, ancora di più, questa mostra il suono in tre dimensioni, proprio come noi adesso possiamo creare illusioni cimatiche di modelli in tre dimensioni usando gli ologrammi. È una coincidenza che questi modelli cimatici sono scolpiti tutto sul soffitto di questa sala musicale? Perché altro dovrebbero essersi presi questo enorme impegno per creare queste sculture sopra questi soffitti? Una cosa ancora più interessante è che ultimamente questa sala è sempre chiusa perché è stata danneggiata battendo sui piloni con monete, mentre nei tempi antichi i musicisti usavano esclusivamente bastoncini di legno di sandalo per battere su questi pilari. E se guardate su questo modello cimatico da vicino, vediamo esattamente cosa stava succedendo. Qui vedete le donne che sono in circolo, stanno battendo con dei bastoncini e il suono che si crea viene disegnato nel centro. Ora torniamo nella camera principale e vediamo se troviamo qualche altra prova. Questo posto è completamente scuro e infestato dai pipistrelli, ma una volta anche qui c'era una statua, un idolo di Vitala, una divinità. Adesso la statua è andata, ma sul soffitto vediamo anche qui un grande disegno a modello cimatico. Che bisogno c'era di un disegno così elaborato, di un modello così sopra l'idolo in una parte scura della camera? Quindi cosa pensate? Come sono stati costruiti questi pilastri musicali? Gli antichi costruttori conoscevano davvero la tecnologia per fondere le rocce? Altrimenti come si può spiegare questa catena di anelli di roccia legata a granito? Come potrebbe anche solo essere possibile senza una tecnologia che fonde le rocce? Come possono queste sette colonne della stessa dimensione produrre sette note differenti? Perché tutti questi modelli cimatici sono scolpiti sui soffitti della sala musicale? Per favore fatemi sapere e ci vediamo nei prossimi video.